Il 7 maggio del 1983, una ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, figlia di un barista di via Montebello, scompare misteriosamente dalla sua abitazione in via Nomentana. Un ragazzo aveva citofonato. Mirella era scesa, da quel momento si erano perse le sue tracce. Il 22 giugno, un'altra ragazza, cittadina vaticana, scompare nel nulla. Emanuela Orlandi ha 15 anni e vive con i genitori ed i fratelli all'interno della città del Vaticano. Quel pomeriggio Emanuela ha una lezione di musica ed è in ritardo. Allora chiede al fratello Pietro di accompagnarla in moto, ma il ragazzo ha altro da fare, così Emanuela prende la sua borsa di tolfa, il suo flauto traverso ed esce di casa. Sono quasi le 16 quando varca Porta Sant'Anna. Saluta le guardie svizzere al cancello e si avvia a piedi verso il colonnato di San Pietro, dove prende il 64 per raggiungere la sua scuola di musica. Scende la fermata di Corso Rinascimento, fa poche decine di metri e arriva a Piazza Sant'Apollinare, dove c'è la scuola Tommaso Ludovico da Vittoria. Emanuela ci va 3 volte a settimana per seguire le lezioni di flauto e solfeggio. È una ragazza abitudinaria, ma quel giorno arriva in ritardo. La sua compagna di corso, Raffaella Monzi, ricorda che Emanuela arriva in aula molto affannata. Dopo la lezione di solfeggio, Emanuela segue la lezione di canto corale. Poi, 10 minuti prima della fine, esce dall'aula e raggiunge un telefono e chiama a casa. Vuole parlare con sua madre, ma la signora Maria non c'è. Allora parla con la sorella, Federica, a cui racconta di aver incontrato un uomo in strada che le avrebbe offerto 375.000 lire per distribuire dei volantini dell'Avon a una sfilata di moda a Palazzo Borromini. La sorella, insospettita, la ammonisce, la mette in guardia, ma Emanuela è euforica e convinta che sia una buona proposta e quella sarà la sua ultima telefonata, l'ultimo contatto con la sua famiglia. Emanuela racconta alle sue compagne di corso, Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, dell'incontro che ha avuto con l'uomo e della proposta di lavoro. Verso le 19.30 Emanuela e le sue amiche escono dalla scuola, percorrono poche centinaia di metri per raggiungere la fermata dell'autobus di fronte al Senato. L'autobus è pieno ed Emanuela decide di aspettare il prossimo. Le ragazze così si salutano e Emanuela rimane sola alla fermata. Alcuni testimoni, un vigile urbano, un poliziotto, che prestavano servizio di fronte al Senato, riferirono di aver visto Emanuela parlare con un uomo di circa 40 anni, alto 1,75 m, sceso da una BMW. E questa è stata l'ultima volta che Emanuela è stata vista viva.